Amici sportivi, bentornati allo Stadio Piola da parte di Marco Cito e da parte di Giovanni Cherazzo. Giovanni, è 2-0 quando siamo in pieno recupero, Novara che sta vincendo grazie a due reti in questo finale, Novara che ha cambiato marcia proprio insomma negli ultimissimi minuti con anche diciamo il rientro di Gonzales. E ricordiamo insomma Marchioni ha cambiato poco prima tre giocatori, tra cui appunto Spalluto che ha segnato il primo gol. Insomma è un Novara che è cambiato marcia, è un Novara che ricordiamolo però è dal 10 minuto del primo tempo, gioca in 10 contro 11, ha fatto la partita, sì si aspettava forse qualcosa di più nel primo tempo, ma l'importante è insomma essere riusciti a sbloccare questo risultato, un match importantissimo per il futuro. Sì, come hai detto tu, Gonzales ha spaccato la partita, è riuscito con il suo ingresso a dare fiducia, compattezza, solidità al reparto offensivo e da lì è arrivato il primo gol di Spalluto, un gol importantissimo che ha non solo sbloccato la partita ma ha anche permesso a Novara poi di trovare il raddoppio con Margiotta, due giocatori che non avevano ancora segnato e che ancora, anche per questo motivo, diciamo hanno trovato quel gol che potrebbe averli sbloccati da un punto di vista finalizzativo. Ecco, a proposito, Marginia ha sfiorato il 3-0 con la palla che gira poco alla sinistra del portiere, con una deviazione c'è un calcio d'angolo quando appunto siamo, ripeto, in pieno recupero. Giovanni, una vittoria oggi che lancia il Novara tra virgolette in zona playoff. Ricordiamolo come cambia questo finale, perché poco prima, insomma, ovvero fino a quando è arrivato il primo gol che ha sbloccato il match, il Novara era 12esimo, in questo momento è 7° insieme al Padova. Quindi e proprio questo ci fa capire come questa classifica sia cortissima. Lo ha sempre detto anche Marchionni, è ancora tutto aperto, chiaramente la prima posizione è ancora lontanissima, però il Novara si era detto aveva corretto il tiro in corso di stagione con una dichiarazione ben precisa di Patron Ferranti, che era quella di arrivare in un buon piazzamento playoff. Io penso che il Novara abbia tutte le carte in regola per poterci arrivare e poter disputare di spareggio promozione in una da posizione privilegiata. Ecco, a proposito, insomma, sarà una settimana particolare perché mercoledì c'è l'infrasettimanale a Busto contro la Pro Patria, un'altra partita molto molto importante. A proposito, la Pro Patria stava perdendo fino a poco fa e insomma non sarà semplice, una Pro Patria comunque che sta facendo un buon campionato, per poi tornare a giocare in casa contro il Pordenone. Quindi insomma ci saranno altre due partite nel giro di pochissimi giorni, tanto insomma è venuta una partita, si sta incattivendo, si è incattivita con una munizione ricevuta dal numero 9 della Juventus Next Gen. L'arbitro deve intervenire insomma per cercare di calmare gli animi. Ecco, dicevamo, quindi ci sono queste due partite, Busto e Pordenone, due match importantissimi per dare continuità e speranza di risalire a questa classifica. Beh, il derby in casa della Pro Patria è da sempre un match molto sentito da ambo le tifoserie, sarà bello e sarà diciamo insidioso, perché anche emotivamente ha una sua valenza, una sua importanza, naturalmente da ambo le parti. Col Pordenone naturalmente Novara si giocherà molto, penso che dall'esito di queste due partite si potrà anche capire, o quantomeno iniziare a capire, il finale di stagione del Novara, che comunque ripetiamo ha tutte le possibilità per arrivare a un obiettivo molto importante a fine campionato. Ecco Giovanni, era importante anche dal punto di vista così difensivo, no? Dare ulteriori certezze. Oggi la squadra tutto sommato ha subito abbastanza poco, no? Gioco gli avversari, questo fa ben sperare, anche perché ricordiamolo, nei primi minuti la squadra subiva sempre gol. Ecco, infatti due partite senza subire gol nei primi 10 minuti e sono arrivate insomma praticamente una vittoria che si sta incanalando proprio in questo momento. Infatti al finale Novara batte Juventus Next Gen 2-0, quindi con le reti di Spalluto e Margiotta, dicevamo una difesa che non prende gol da due partite, e questo è un segnale importantissimo. Beh certo, riuscire a mantenere la porta inviolata è sempre a livello psicologico molto importante, soprattutto per una squadra come il Novara che ha subito tantissimo sino ad oggi. C'è da dire che il Novara oggi ha subito davvero poco, anche complice
l'espulsione negli ospiti, per gli ospiti dopo appena 10 minuti. Spiace perché il Novara, a mio personalissimo avviso, avrebbe potuto sfruttare meglio la superiorità numerica, che invece non si è visto sino ai minuti finali, quando, come dicevi giustamente anche tu, il Novara ha cominciato a prendere sull'acceleratore. Ma va bene così, oggi si vince, si portano a casa tre punti importanti, si mantiene la porta inviolata, ed era quello che serviva per dare continuità al buon momento e alla pronta risposta da parte del Novara. Va bene Giovanni, ricordiamo ancora una volta il risultato: Novara batte Juventus Gen 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Spalluto e Margiotto. Novara che prende tre punti importanti, come dicevi tu. Mercoledì a Busto c'è quest'altro match importantissimo. Insomma, da Viola per ora è tutto, con sicuramente il sorriso si esce dallo stadio per oggi. Decisamente, ci va bene. Giovanni, una buona serata a tutti e un saluto da parte di Marco Cito e da parte di Giovanni Cato.